Il progetto di Renzi non vi convince, voi continuate a fare dura opposizione in Parlamento. Che giudizio date di queste prime settimane? In queste prime settimane abbiamo visto che comunque abbiamo visto soltanto slogan, difatti non ne abbiamo visti. Abbiamo visto per esempio con la legge elettorale, che è stato il primo atto di questo governo, con la legge elettorale sono stati fatti tanti slogan da parte di Renzi, ne vorrà ricordare uno perché secondo me è emblematico, che era messo anche nelle sue famose slide. Renzi parlava dei candidati legati al territorio, ma poi nei fatti abbiamo visto una legge elettorale dove le liste erano bloccate, dove non c'erano le preferenze, dove c'era la possibilità anche delle pluricandidature, cioè che quindi un singolo candidato potesse essere candidato in più collegi. Quindi questo è tutto il più lontano da candidati legati al territorio, per cui purtroppo vediamo, questo è un esempio di come alle parole di Renzi non seguono i fatti. Non mi ha convinto nemmeno la riforma delle province, la loro abolizione, così. Ma mi permetta di dire che è una finta abolizione, perché quella che noi avevamo proposto era un'abolizione completa, cioè cancellare le province dal disegno costituzionale. Quella che invece ha proposto Renzi, questo famoso disegno del Rio, in realtà non abolisce le province, ma li cambia solo forma. Noi vediamo che le province rimangono, vengono introdotte le città metropolitane, ma le province non vengono cancellate. Anzi, c'è una cosa secondo me molto grave, di cui io avevo già parlato quando c'è stato il primo passaggio alla Camera, per cui oltre alle città metropolitane possono rimanere nella stessa città anche le province. Io vi faccio l'esempio di Milano. Per esempio, potrebbe rimanere sullo stesso territorio di Milano sia la provincia che la città metropolitana, perché c'è un regolamento per cui se un terzo dei comuni della vecchia provincia decidono di non entrare nella città metropolitana, potrebbe rimanere la città metropolitana di Milano e la provincia di Milano sullo stesso territorio. Converrà con me che è una follia. La soppressione del bicameralismo e quindi l'abolizione del Senato per come lo abbiamo conosciuto vi convince? No, a me non convince più che altro perché mi sembra un po' uno spot. Vogliamo abolire i costi? Va bene, però per esempio perché non iniziamo allora subito a dimezzare il numero di tutti i parlamentari e dimezzare gli stipendi? Abolire così il Senato, tout court, mi sembra un po' veramente uno spot perché forse quando è stato introdotto dai padri costituenti c'era anche un motivo se c'era un bicameralismo, perché è una garanzia, è un po' come una specie di maggiore controllo. Se andiamo a vedere infatti in praticamente tutte le repubbliche parlamentari c'è una doppia Camera, soltanto nelle repubbliche presidenziali non c'è una singola Camera. Per questo, se vogliamo davvero abolire i costi, manteniamo la doppia Camera, però dimezziamo da subito il numero dei parlamentari e gli stipendi dei parlamentari. Questo ci farebbe già risparmiare un sacco di soldi. Veniamo ai temi economici, abbassare le tasse per finanziare la ripresa. Il programma di Renzi è credibile? No, ma non è credibile proprio perché, come dicevo prima, abbiamo visto degli spot, dei proclami, ma quando in realtà le coperture sono molto fantasiose. Per esempio si parla di questa famosa spending review, a parte che se ne parla da tanto tempo, ma è come un essere mitologico, dico io, nel senso che si parla di questa spending review, ma poi non si sa in realtà che cosa sono. Se ne parla tanto, ma nella pratica non si sa ancora e il governo non ha ancora idea di dove andare a tagliare. Per esempio parla di cifre, ma non sa esattamente dove andrà a colpire. Tra l'altro, buona parte dei soldi, diciamo, messi da parte in preventivo con la spending review sono già stati impegnati da Letta nella precedente legge di stabilità, per cui mi sembra che stiamo facendo un po' il gioco delle tre carte, perché se buona parte di quei soldi risparmiati in teoria con la spending review sono già impegnati per coprire la legge di stabilità, allora non possono essere usati per coprire qualcos'altro. Peraltro c'è stato anche un forte richiamo del Presidente Napolitano che ha detto basta con i tagli indiscriminati, i tagli vanno fatti, ma seguendo quelle che sono le priorità del Paese. Lei che ne pensa? Sì, su quelle linee di massima si può essere d'accordo, dovremmo andare secondo me nella direzione di una razionalizzazione di tutto, secondo me, il comparto amministrativo, di avere una maggiore efficienza, di avere una maggiore snellezza, io direi, perché purtroppo lo sappiamo, l'apparato burocratico italiano è molto farraginoso, penso che tutti noi ci siamo scontrati contro questa cosa, però abbiamo visto che nella pratica nessuno, nei governi, nell'attuale governo, nel governo precedente, stanno facendo niente in tal senso, proprio perché purtroppo si va a toccare magari dei privilegi acquisiti che nessuno vuole toccare perché ha paura di dei cattivi ritorni elettorali, diciamo così. Il commissario Cottarelli ha individuato 85.000 esuberi nella pubblica amministrazione. Ora il governo parla addirittura di prepensionamenti dopo la riforma Fornero che invece ha fatto strage di esodati. Pensate che sia una strada possibile?
Sì, beh, diciamo che secondo me non è così semplice, perché sicuramente è necessario individuare delle misure che permettano ai giovani di potersi inserire nel mercato del lavoro, perché adesso vediamo che ci sono delle persone che lavorano da tanti anni che non riescono ad andare in pensione e delle persone giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Però il problema è alla base, cioè che non ci sono i soldi per le pensioni. Questo noi possiamo girarci intorno quanto vogliamo, però in questo momento le persone non possono essere mandate in pensione in una maniera decente, mi permetta questa parola, perché non ci sono i soldi per pagarle, perché io direi che prima dovremmo risolvere il problema a monte, cioè trovare i soldi per poter far andare in pensione le persone a un'età decente con una quantità di soldi decente. Ecco, lei ha affermato più volte, non ci sono i soldi, non ci sono le risorse, ma allora è fondato il timore di qualcuno che dice che dopo il buonismo che precede le elezioni europee sarà addirittura necessario ricorrere ad una nuova manovra economica, forse addirittura una patrimoniale? Ma diciamo che secondo noi i soldi si trovano. Secondo me se i soldi... Ma li trova Renzi, dice? Secondo me Renzi non li trova, perché le spiego, secondo me è sempre la storia della coperta, che è troppo corta, per cui dipende da dove tu li tiri. Per esempio, noi facciamo sempre l'esempio della politica, ma è un esempio proprio per far capire il concetto. Se tu i soldi, se tu la coperta non la tiri da una parte... non va bene, se invece tu la tiri da una parte deve rimanere scoperto qualcos'altro. Noi per esempio diciamo tagliamo i soldi della politica, così si risparmiano tanti soldi, facciamo una spending review seria dove si abbia anche il coraggio, perché il problema è che spesso per fare queste manovre bisogna avere il coraggio di farle. E Renzi sicuramente non ce l'ha, perché lui sembra un politico nuovo, ma non lo è. È un politico come gli altri, che dipende dal suo partito e dipende dagli elettori, perché appunto essere eletto come gli altri. Noi abbiamo un antidoto, che è quello dei due mandati, per cui noi comunque non siamo legati al fatto di voler conservare la nostra poltrona, per cui noi faremo, quando saremo al governo, quello che ci sarà da fare nell'interesse dei cittadini, non nell'interesse di chi deve tenersi la poltrona. Parliamo di europei, cosa vi dice il successo alle amministrative di Francia di Le Pen? Vi allerete con loro? No, non si tratta di un'alleanza, perché sicuramente se ci saranno delle battaglie comuni da portare avanti lo faremo volentieri, però si tratterà sempre di entrare nel merito delle questioni, di portare avanti delle singole battaglie su obiettivi comuni. Non sarà certo un'alleanza così tout court, quello è assolutamente escluso. Io però volevo dire che su questa questione delle elezioni in Francia credo che siano un segnale importante, perché sono il sintomo del fatto che c'è un malessere diffuso in Europa, quindi non solo in Italia e non solo in paesi magari in difficoltà come la Grecia, un malessere diffuso verso la direzione che sta prendendo l'Europa. Noi secondo me su questo dovremmo ragionare, che Europa, che direzione vogliamo far prendere all'Europa. La direzione che ha preso adesso è una direzione completamente contraria a quella che era l'idea originaria dell'Europa, come una comunità di popoli, come dei popoli diversi che si mettevano insieme facendo delle diverse